Buongiorno. Buongiorno a tout le monde. Stiamo all'alba, anche se l'alba ancora non è uscita. Si vede un chiarore, ma ancora con le nuvole non c'è. Il mare, come vedete, si è già ricalmato, per fortuna. C'è un po' di rosa da questa parte, eccolo qua, è bel rosa. C'è un bel rosa, ma l'alba uscirà fra un po' perché le nuvole sono abbastanza alte. Rosa, buongiorno. Buongiorno Marina, buongiorno Patrizia. Ancora non esce però l'albetta, eh? Fa 7 gradi, quindi si è abbassata la temperatura e stiamo tutti in attesa del Burian che domani arriva. Dobbiamo solo attendere una decina di minuti oggi, credo, e poi l'alba esplode. Nel frattempo... Buongiorno Rosa, no, 7 gradi, ancora no, domani si batteranno i dentini. Rispetto al mare di ieri, oggi ciao Fatima, è sceso il bel mare. A Roma è nuvoloso pure qua, però qua l'alba la vedremo perché... Come vedete, lì spunterà. Dobbiamo solo avere un po' di pazienza. Claudio, buongiorno. Domani l'intreccio delle condizioni è favorevole. No? Freddo e brutto tempo, quindi chissà, danno l'80-85%. Allora, nel frattempo si vede un barlume di sole là dietro, ormai il sole arriva da dietro le case, però è bellissimo anche così, eh? Guardate lì sopra un po' di cielo in queste nuvolette. Però mi sa che in video non si vedono, sono delle nuvolette leggere, pure qua si vedono le stesse nuvolette leggere, ma in video non si vede. Ecco il sole, eccolo, tiriamo fuori la macchinetta, pronti a vederlo? Ciao Lucia, perché già c'è. È uscito. Si vedono i raggi dei lupi sole sopra, non so se si vedono. Rose, bellissime. Ciao Roberto, ciao Stefania. Fatima, immagino, le olie adesso stupende. Ecco il sole, eccolo che spunta. Guardate che bello, grosso. Aspetta che vi ingrandisco un po', così. Sì, Roberto, ecco qua, così lo vedete ancora meglio. Eccolo qua.
piano. Ciao Carlo. Ecco, vedi, arriva proprio in quel pezzettino, poi risparirà per un po'. Ci abbiamo il nostro tronco drago che sta lì. Ciao Silvia. Bellissimo! Allora, voglio fare una cosa, vi lascio un attimo a fare una foto, se riesco. Se non mi bagno perché un po' di onde arriva. Eccomi, mi sono bagnato. Beh, oggi è stata un'alba lunare, come la chiamo io, quella in cui il sole c'è tutto ma non brilla da esplosione, però sempre molto belle. Poi quando c'è un po' di mare mosso è sempre il suo perché. Norina, Allora, andiamo un po' a camminare sulla spiaggia mentre il sole sta dietro la nuvola, aspettando che riesca di nuovo.
riattendiamo che il sole esca. C'è chi corre sul lungomare. Buongiorno Antonella, ti sei persa l'alba stamattina. Ciao Silvia, e mo rispunta il sole, se avete un po' di pazienza, adesso stiamo andando dal Tronco Drago, l'anatra, Drago Anatra, come l'ho chiamato io. Ciao Veronica. Ciao Sara. Chi è il sole? Tu? Buona giornata, sì, alle 8 si ricomincia lezione. Però prima boccata d'aria e alba. Silvia. Sì, sto andando perché voglio fare delle foto con il sole dietro all'alba, con il Tronco Drago. No, domani, non oggi. Domani arriva il Burian e forse nevica. Oggi non è proprio mai stato previsto. Però c'è un 80%, quindi considerando che secondo me non nevicherà, però farà tanto freddo. Ma proprio tanto, eh. Ah! Anna Maria. Filadelfia, però Vibo Valencia, non Filadelfia America. Senza il pH. Eccoci al Tronco Drago. E il sole sta rispuntando un po' più timido. Eccoci qua. Ecco il nostro Tronco Drago, andiamo però paralleli a lui, senza bagnarsi, possibilmente. Eccoci, guardate che spettacolo, bello, bello bello, mi metto in prima fila, al solito. Io faccio qualche foto.
È bello Silvia, sì. Mia, ci sono pure delle grosse onde qua. Guardate le onde qui, qua ce ne sono belle grosse, presa una adesso enorme, eccola, vediamo un po', eccole, adesso è fantastico. Un paio di foto con lo zoom e poi mi sa che è ora di andare a scuola. Non so che ora sono, vediamo un po'. 7:31. Allora, io intanto vi saluto, faccio le ultime foto, grazie sempre per le vostre dirette. Quindi, e ci vediamo, no, oggi no, stasera no, quindi probabilmente o domani o al buio. Ciao a tutti!